Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ad agosto 2014 Ferragni è giudice ospite nella 13ª edizione di Project Runway. Ad aprile la Ferragni diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue, quando viene selezionata per l'editoriale di aprile di Vogue Spagna. Nel 2016 è diventata Global Ambassador di Pantene, testimonial di Amazon Moda, e ha posato per l'edizione statunitense di Vanity Fair. Forbes l'ha inserita nella lista 30 Under 30 Europe, The Arts del 2016. Ad agosto del 2016, Mattel ha creato una versione Barbie di Chiara Ferragni. Questo è un momento a cui siamo abituati, il momento delle coccole tra mamma e figlio. Ma dov'è Fedez? Nonostante non fosse in gara il suo nome, si è sempre conquistato i titoli dei giornali, per una dichiarazione, un'esibizione o un gesto. Questo doveva essere il festival di Chiara, e lo è stato, ma è stato anche quello di suo marito, e forse qualcosa, o più di qualcosa. In questa narrazione a Ferragni non è piaciuta sul palco sanremese ha donato a Anna Aden una stola, proprio come quella che lei indossava la prima serata con la frase «Pensati libera», con la scritta «Ti risposerei altre 100 volte», dedica che Gianni aveva fatto ad Anna sui social per il loro 17° anniversario di matrimonio. Quel gesto, fatto dopo che il marito si era baciato con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, non è passato inosservato. E oggi su Instagram Chiara ha ricondiviso quel momento con la frase «Un amore così», che può significare due cose: che spera di trovare un amore così, quindi con altri oltre Fedez, o che spera che il suo di matrimonio possa riuscire ad avere la stessa intensità di quello di Anna e Gianni. Per i Ferragnez, quindi, Sanremo potrebbe significare un momento di svolta del rapporto, anche negativo. L'imprenditrice digitale ha probabilmente subito il protagonismo del marito, che non possiamo dire le abbia rubato la scena, ma sicuramente ha creato delle dinamiche che non l'hanno favorita. E per citare le parole di Ferragni, utilizzate durante la conferenza stampa della prima giornata del festival, lei era lì a Sanremo per rappresentare me stessa, e non la coppia, ma con l'altra metà della coppia. Lo abbiamo visto tutti, ci ha dovuto fare i conti.